Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sta arrivando sul mercato una nuova versione del nostro amato DJI Tello. Sì, perché Razetech ha firmato un accordo con la Disney, quindi con la Marvel, visto che la Marvel fa parte della Disney. Cosa comporta questo accordo? Comporta che è arrivata sul mercato una nuova versione del DJI Tello, o meglio, la versione è sempre quella che c'è stata fino adesso, ma diciamo rivisitata dal punto di vista estetico. Questa versione è la versione Tony Stark, o meglio di Iron Man. Cos'ha di particolare questa nuova versione del DJI Tello? A livello di caratteristiche tecniche non è cambiato assolutamente niente, è ancora il DJI Tello che c'è stato fino adesso. Chi magari stava già aspettando un DJI Tello 2 probabilmente non è imminente l'arrivo, visto questa nuova uscita della versione attuale del DJI Tello. Però è cambiata l'applicazione, nel senso che avrà un'applicazione dedicata che si chiamerà Tello Hero, e questa applicazione ha la particolarità di avere la voce di Friday, cioè la voce che aveva il computer che parla con Tony Stark. Quindi ovviamente sarà in inglese, non sarà la versione italiana, quindi questa voce di Friday ci guiderà in alcune missioni, ci farà fare cose, diciamo che ovviamente forse è una versione del DJI Tello più mirata per ragazzi o ragazzini che sono veramente fanatici del mondo Marvel. Però diciamo che un'altra novità di avere sia un drone customizzato con le sembianze di Iron Man, ma avere un'applicazione che comunque interagisce con noi, con la voce poi del computer Tony Stark, quindi tanta roba, anche se noi siamo abituati a sentire la versione italiana e non quella in inglese. Comunque un'altra novità da parte di Razetech. Il prezzo è di 139 euro, quindi un po' più costoso della versione diciamo standard di DJI Tello. Comunque dopo la versione Tello classica, Tello Edu, adesso Razetech ci lancia sul mercato questa nuova versione. Poi ovviamente questa versione del DJI Tello arriva in concomitanza con l'uscita nei cinema di Avengers Endgame, che dovrebbe uscire adesso a fine aprile. Quindi diciamo che Marvel e Razetech hanno trovato questo accordo e Razetech fa uscire il drone in concomitanza col film. Non so se porterà bene o porterà male al DJI Tello, però diciamo una cosa nuova, carina, soprattutto per i ragazzini che interagiranno con l'applicazione che gli dirà cosa fare, come completare le missioni. E via dicendo. Ma la cosa figa che questo veramente Razetech non delude mai è la pubblicità di quello che va a lanciare. Era bellissima secondo me quella del DJI Tello quando è uscita, era fatta benissimo quella del Tello Edu, se ve la ricordate, e adesso ovviamente ha lanciato la pubblicità anche di questa versione del Tello. Guardiamola insieme ragazzi, che è veramente veramente tanta roba questa pubblicità. Cioè ragazzi, la pubblicità è veramente tanta tanta roba, Cioè guardate veramente Razetech che cosa ha studiato per questa pubblicità, secondo me è fantastica. No, veramente bellissimo. Cioè commentate voi, cioè al di là del drone o meno, anche della pubblicità, commentate cosa ne pensate, oltre a questa versione Iron Man di DJI Tello. Date anche una vostra opinione sulle pubblicità, ragazzi, che dalla prima a questa pubblicità. Questa è l'applicazione Tello Hero, quella che vi dicevo prima, con la voce di Friday, che vi guida l'utente a fare cose, a fare missioni, quindi veramente diciamo interagisce con il pilota, quindi sicuramente un ragazzino è intrigato da questa cosa, secondo me è studiata bene. Sicuramente avrà cacciato un sacco di soldi la Razetech per avere i diritti della Marvel di Iron Man. Ok ragazzi, quindi volevo solo farvi partecipe dell'uscita di questa versione di DJI Tello, perché comunque il Tello è un drone che amano tutti, nel bene o nel male, è un drone che da pilotare veramente il top nelle sue dimensioni. Per chi vuole imparare, per un bambino, per un ragazzino, per un adulto, il Tello veramente è un drone piacevole da utilizzare, stabile, queste cose che ormai tutti sappiamo. Quindi adesso magari dovete fare un regalo per un vostro figlio, un vostro nipote,
a voi stessi, adesso sapete che c'è anche questa versione del piccolo DJI Tello. Quindi ragazzi, se questo video informativo sull'uscita di questo nuovo piccolo Tello nella versione Tony Stark vi è piaciuta, lasciate un pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e iscrivetevi ovviamente ragazzi a questo canale YouTube. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!